pallone, parte velocissimo il tiro! Mamma mia che gol! La Rasa, overdose pot, risultato 3-1 per la Rasa. Andiamo a intervistare componente della Rasa. Ciao, cognome? Ottaviano. Ottaviano, un buon primo tempo, siamo andati sotto di una rete e poi una grande rimonta. Abbiamo recuperato bene, abbiamo avuto la fortuna di sfruttare tutte le occasioni che ci sono capitate. C'è una buona percentuale di realizzazione tiri. Stiamo giocando bene, un buon collettivo. La seconda parte del match, se non caliamo fisicamente dovremmo gestirlo. Se caliamo fisicamente, che è prevedibile, possiamo rischiare rimonti. Va bene, in bocca al lupo per il secondo tempo. Andiamo ad intervistare i ragazzi dell'Overdose Pot. Boscia non vuole lasciare dichiarazioni. Delandro, è stato tuo il gol che vi ha portato in vantaggio, poi un calo, come mai? Abbiamo giocato meglio, però hanno fatto 3 tiri e hanno fatto gol e basta. Secondo tempo, cosa c'è da migliorare? No, giochiamo tutti quanti meglio, tiriamo di più, corriamo e vinciamo. Va bene, in bocca al lupo, ricordiamo il risultato, Verdose Pot 1, la Rasa 3. Ci vediamo dopo. Buonasera, ciao. Siamo qui con il miglior della partita tra Overdose Pot e la Rasa. La mia destra è il migliore in campo, ovvero Delandro, mentre la mia sinistra è il migliore della squadra, oggi uscita con un pareggio, Balzano. Ricordiamo il risultato di 3-3. Partiamo da Balzano. Balzano, un ottimo primo tempo, avete chiuso in vantaggio con 3 ben reti a 1. Poi nella ripresa vi siete un po' sciolti e avete subito la loro rimonta. È stato un peccato, siamo calati fisicamente. Ah, 3 ben reti in sostanza. Purtroppo eravamo partiti bene, meglio delle altre volte, oggi più compatti. Abbiamo ritrovato anche alcuni senatori, quali Ottaviano, oggi autore di un gol e di un assist. Quindi è giocatore ormai recuperato, sia fisicamente che psicologicamente. Siamo contenti, è un primo punto e speriamo sia l'inizio di una lunga serie. Comunque vi siete dimostrati un'ottima squadra nel primo tempo, forse c'è da dare continuità a questa prestazione, almeno nella prima frazione di gioco. Sì, soprattutto da un punto di vista fisico. Siamo calati, probabilmente nel primo tempo abbiamo speso tanto. Ovviamente gli avversari erano molto veloci, tecnicamente molto dotati, quindi un peccato ma un buon pareggio. Ok, dedica a Ottaviano, un grande senatore, oggi autore, come ho detto, del gol e di un assist, primi di una lunga serie entrambi. Ok, grazie a Bazzano. Grazie a voi. Passiamo a Delandro. Delandro, hai trascinato i tuoi hai provato a cercare di trascinare i tuoi alla rimonta con 2 reti, però non sono bastate, purtroppo è arrivato alla fine il pareggio. Forse meritavate qualcosa in più per quello visto nel secondo tempo. Sicuramente, abbiamo giocato, credo, solo noi il secondo tempo. Mi ha svegliato troppo la porta. Passarella! Dobbiamo migliorare, dobbiamo tirare di più e meglio. E dobbiamo vincere, perché le partite così vanno vinte. Anche se mancava Mario, la difesa è importante, però dobbiamo vincere anche queste, soprattutto queste partite. Senti, forse è da migliorare un po' l'approccio alla gara. Siete scesi in campo un po', diciamo, molli. No, veramente abbiamo iniziato bene, siamo andati in vantaggio e poi ci siamo fermati. Dobbiamo migliorare questo, non dobbiamo fermarci mai. Dobbiamo giocare tutte le partite come secondo me. Ok, dedica? Dedica a Mario, torna presto. Ok, salutiamo anche noi Mario, salutiamo anche noi Delandro. Ciao. Saluto.